Il vaccino arriva dal cielo per i 360 residenti di Barzanica, comune isolato a causa della frana di Tavernola. Qui vivono 40 over ottantenni per i quali è partita nei giorni scorsi la campagna vaccinale contro il Covid e questo martedì mattina sono stati raggiunti in elicottero dall'equipe vaccinale della SST Bergamo Est, che, data la situazione, ha provveduto comunque ad inoculare il vaccino a tutti i residenti che ne abbiano fatto richiesta. In questo caso per noi abbiamo preferito comunque andare a tappeto su tutta la popolazione presente, così abbiamo un obiettivo raggiunto in tutta la sua interezza, diciamo. Allora, nella nostra equipe abbiamo il medico infettivologo, che è il dottor Bombana, e due infermiere, e poi ci sono io, che sono il direttore sanitario della SST Bergamo Est, che però partecipo come medico vaccinatore in questo caso. Allora, diciamo che è una somministrazione resa necessaria da un'emergenza ambientale, diciamo, più che epidemiologica, diciamo così. Il problema della frana di Taverna è un problema reale, è un problema concreto e ci sentiamo di dare il nostro contributo nel tentativo di dare, diciamo, un po' di sicurezza anche alla popolazione che si trova isolata dal resto della provincia e dal resto del territorio. La SST Bergamo Est e la TS di Bergamo, in collaborazione con il medico di cure primarie, dottor Bernardo Fusini, con il supporto della Protezione Civile della Regione Lombardia, ha così provveduto a garantire le vaccinazioni. Così a posto, noi dobbiamo farla aspettare un quarto d'ora qui, perché se ha dei disturbi noi siamo qui. Certo, va bene. Te l'ha già chiesto tutto. Vi ringrazio. A bordo di un elicottero della Protezione Civile, il direttore sanitario Gabriele Perotti, l'infettivologo Enrico Bombana e due infermieri della SST hanno raggiunto Barzanica dopo essere decollati da Bergamo. L'intervento si è reso possibile anche grazie all'impegno del sindaco di Barzanica, Battista Cristinelli, e di Alberto Maffi, sindaco di Gandosso e presidente dell'Assemblea dei Sindaci dell'ambito territoriale Monte Bronzone-Basso Sebino.